Siamo andati a dormire, eravamo zona arancione, ci siamo svegliati oggi, siamo zona gialla. Vero professore, zona gialla, no? Così è. Così è, lo ha annunciato ieri il presidente facente funzione della regione Nino Spirlì in un videomessaggio su Facebook. All'interno della sua auto ha detto: guardate, ho parlato con Speranza, quindi con il suo Speranza, quindi siamo in zona gialla. Saluto naturalmente voi tutti, grazie per essere con noi, come sempre numerosi, e questo che ci riempie di gioia e di orgoglio questo passaggio. Vedo anche il collega Filippo. Filippo, un attimo prima di farti intervenire, io ho un'esigenza perché il nostro ospite, il dottor Gerardo Mancuso, che è coordinatore del reparto Covid dell'ASP di Lamezia Terme, ha poi altri impegni e deve salutarci. Quindi io comincerei proprio con lui. Dottor Mancuso, ci addormentiamo, andiamo a dormire arancione, ci svegliamo gialli, ma siamo sicuri che i numeri e la situazione legata proprio alla capacità della struttura sanitaria della regione siano in grado di gestire emergenze di questo tipo? È migliorato qualcosa? A me onestamente non mi pare, al di là forse dei numeri, ma che sia aumentata la risposta in termini di sistema sanitario, a meno di cose che non so, mi pare proprio di no. Lei che dice? Lei che invece è dentro alla sala macchine, diciamo, del servizio sanitario regionale. Intanto buongiorno, grazie dell'invito. Bene, guardi, io farei questa riflessione. Noi siamo andati in zona rossa e poi in zona arancione. Per quali motivi? Intanto perché c'è stato un aumento della incidenza dei casi nel nostro territorio e questo è abbastanza, diciamo, ovvio. Ma anche perché noi abbiamo commesso degli errori nel periodo estivo. Perché non ci siamo ben organizzati. Abbiamo concentrato le attività all'interno degli hub, cioè Cosenza, Catanzaro e Reggio, dimenticando che la pandemia coinvolge anche le periferie. Ad esempio, non sono stati adeguatamente investiti da questo problema gli SPOC. E come lei sa, gli SPOC sono circa 10 nella nostra regione. Sarebbe bastato che gli SPOC fossero stati organizzati anzitempo con attività cliniche che dovevano essere non solo di primo ma anche di secondo livello perché i numeri potessero essere gestiti con una certa facilità. Poi c'è un terzo ordine di problema legato alla trasmissione dei dati al Ministero. Non abbiamo adeguatamente incentivato quella che è l'attività di rilevazione dei dati, per cui noi abbiamo avuto dei dati che sono stati forniti al Ministero con ritardo e con sovrapposizione e quindi vi erano alcune settimane in cui i casi risultavano X, in verità quei casi non erano proprio X, erano di meno rispetto a quelli forniti. Ad esempio, ci sono state segnalazioni in cui la stessa persona che aveva effettuato per 2 volte di seguito il tampone non era la stessa persona, quindi non era stata segnalata come la stessa persona, ma come 2 persone che avevano avuto il tampone positivo. E quindi il problema è particolarmente complesso. Oggi noi ci troviamo con attivazione di altri posti letto, ad esempio Lamezia Terme, ma anche l'ASP di Reggio Calabria si è organizzata con altri posti letto e questo ci pone in una situazione di relativa tranquillità perché siamo in grado di gestire la eventuale pressione che speriamo non avvenga. A Lamezia Terme oggi abbiamo 20 posti letto attivati, ne sono in questo momento occupati 18 e quindi abbiamo una certa
possibilità di ricovero, ma siamo in grado in pochissime ore di arrivare a 30 posti letto. Questa cosa si sarebbe, come dicevo, dovuta fare prima e purtroppo contiamo anche questi ritardi. Poi c'è un altro problema che è legato alla responsabilità del cittadino. Noi dobbiamo avere comportamenti consoni con quelle che sono le regole di limitazione della pandemia e forse in qualche caso, nonostante i cittadini calabresi abbiano dimostrato nella prima parte della pandemia di essere molto bravi, ma in alcuni casi, soprattutto negli assembramenti giovanili, di giovani, questo è venuto un po' meno e questo ha rappresentato l'elemento critico. Bene, Filippo, hai sentito che dice il Sì, dottor sì. Mancuso? Sì, Quindi, mi pare che abbia fatto un'analisi, diciamo, corretta, molto corretta, sì, molto corretta. dei motivi del ritardo. Lì ci sarebbe da discutere sulle responsabilità, ma non è un tema che non mi appassiona molto. È chiaro che ci sono delle responsabilità centrali e regionali su quello che è avvenuto e sarà il tempo poi a discuterne. Il punto vero su cui io voglio questo sabato sottolineare è uno solo, però, e mi auguro che sia il dottor Manguso, che spero che vada via dopo il mio intervento e mi ascolti. Cioè, io credo che il passaggio, come tu hai introdotto, da zona arancione a zona gialla, non ci debba, come dire, non debba rappresentare un liberi tutti, e questo mi pare evidente, ma soprattutto, secondo me, ci deve consegnare a un senso di responsabilità ancora maggiore. Perché ci sono state consegnate delle regole nuove, quella che diciamo più inciderà nella vita nostra e che potrebbe provocare diciamo danni ulteriori, sono l'apertura dei locali, che sono ovviamente in una situazione drammatica di cui io mi rendo conto e potranno diciamo allargare i loro servizi. Ma su questo noi dobbiamo stare attenti, perché il punto centrale di tutta la discussione, e io ci ritornerò dopo, è che noi non dobbiamo mai scordare il problema delle distanze, di evitare gli assembramenti. Questa cosa qua ci è stata ricordata per ultimo, ancor prima che Speranza e Spirlì ci comunicassero il passaggio da arancione gialla, dall'Istituto Superiore di Sanità, il quale Istituto Superiore di Sanità ha tirato le orecchie al governo e alle forze politiche del governo, che pare siano intenzionate addirittura 24, 25 e Capodanno ad allargare sulla questione degli spostamenti. Ora, questa questione degli spostamenti, noi dobbiamo essere chiari, ci siamo già passati durante il periodo estivo con un allargamento che è stato un allargamento insano, quello che è avvenuto nei mesi di luglio ed agosto e che poi ha provocato, assieme ad altri fattori, quello che ci siamo ritrovati a settembre, ottobre e novembre e parte di dicembre. Noi vogliamo ricadere nello stesso errore? Io questo credo che il dottore Mancuso, che fra l'altro conosco, che è un dirigente di vaglia e che conosce molto bene il sistema sanitario calabrese, vorrei capire E da lui che cosa ne pensa su giriamo a questo. lui, ecco, giriamo a lui la domanda perché poi deve lasciarci perché è una videoconferenza. Prego. Sì, guardi. Io condivido le affermazioni che ha fatto il dottore. Tuttavia vorrei diciamo, chiarire bene qual è la situazione di questo paese. Io credo che questo paese sconti un problema, anzi due problemi. Il primo problema è che una situazione così difficile è stata affidata alla informazione tecnica di più soggetti, cioè, come abbiamo visto più volte, si sono succeduti nei talk show, nei telegiornali, diverse persone che poi si sono contraddette, e questo non fa parte di una attività omogenea di informazione. Negli Stati Uniti, nonostante abbiano commesso diversi errori, l'informazione è stata affidata ad un solo soggetto, tra l'altro il più grande scienziato al mondo dell'argomento, il professore Fauci. In Germania la Merkel ha
preso in mano con la sua autorità, e poi tra l'altro non dimentichiamo che è un'esperta perché è laureata in fisica quantistica e quindi conosce bene i sistemi di sviluppo delle pandemie, e quindi noi invece, questo paese invece non ha capito quale dovesse essere la direzione, quindi abbiamo avuto una serie di provvedimenti che sono stati non del tutto direzionati verso quella che era la direzione giusta. Quindi un problema che riguarda la informazione, la presa di iniziative. Il secondo problema è che mi pare che si dimentica che questo nostro paese è un paese che è industrializzato, e quindi nelle pandemie bisogna avere molto equilibrio fra quella che è la giusta posizione di tutela della salute e la giusta posizione di attività economica. Questo equilibrio non è avvenuto perché noi abbiamo avuto delle chiusure che sono state immediate, e questo è stato un bene, mi riferisco alla prima parte della pandemia. Poi non abbiamo avuto una chiusura, come dire, organizzata, che è quella del periodo estivo. Abbiamo aperto i cancelli a tutti e questo ha determinato un aumento dei casi di infezione. Adesso ci troviamo in una fase in cui la curva sta discendendo, i casi quindi si stanno riducendo e anche la carica virale è molto più bassa rispetto al primo periodo, ma non sappiamo quello che dobbiamo fare. Quindi il dottore dice bene, adesso si aprirebbe tutto e quindi darebbe un segnale negativo. Manca la responsabilità del cittadino, questo lo dobbiamo dire con molta chiarezza, perché a Wuhan è successo l'esatto opposto. Wuhan ha avuto una pandemia molto grave nella prima fase, hanno chiuso con grande determinazione, però hanno riaperto e i cittadini osservano le regole in maniera molto pertinente, e questo non ha determinato una ripresa dell'infezione. Corea del Sud è avvenuta lo stesso fenomeno, chiusura totale, poi ripresa delle attività economiche con regole abbastanza strette, a cui i cittadini si sono adeguati immediatamente, non hanno fatto assembramento, le scuole le hanno aperte e non hanno fatto assembramento e sono stati in grado di governare la pandemia. Noi siamo un paese un po' naif, siamo dei geni, ma siamo anche un po' sregolati in questo senso, e quindi questa sregolatezza non gioca a favore del contenimento della pandemia. Senta, onestamente, dottor Mancuso, con l'onestà intellettuale che la contraddistingue, ma se dovesse verificarsi un'emergenza, noi ci auguriamo di no, più forte, più pressante di quella che abbiamo vissuto in questi ultimi giorni, in questo ultimo mese, lei pensa che l'intero sistema sanitario calabrese sia attrezzato per rispondere eventualmente in maniera fattiva, positiva, certa? Mi dica lei. Guardi, lei mi fa una domanda molto acuta, perché, e le rispondo con una risposta molto tecnica. Dunque, prendiamo 100 casi di infezione virale, 100 pazienti. Di questi 100, circa il 70% possono stare a casa perché sono asintomatici o paucisintomatici, e quindi implementando le attività che attengono la medicina territoriale e il medico di famiglia, questi pazienti potrebbero stare a casa. Quali sono i pazienti che meriterebbero una terapia intensiva? Secondo le ultime casistiche solo il 2-5%, mettiamo nella peggiore delle ipotesi 5%, noi in questa seconda fase pandemica abbiamo avuto una copertura delle terapie intensive
molto bassa, perché al massimo abbiamo avuto 45 pazienti ricoverati nelle terapie intensive a fronte di 150 posti di terapia intensiva disponibili. Il problema è quello a cui mi riferivo prima, che la gran parte dei casi che non sono da terapia intensiva, si parla ancora di terapie intensive, si ignora che non servono le terapie intensive, servono posti di terapia subintensiva e di posti letto ordinari per il 25% dei pazienti che afferiscono al territorio, in ospedale. E quindi manca questa fetta. Oggi questa fetta è diventata più ampia. Noi abbiamo, come dicevo, qui 30 posti letto, che sono tanti per il Covid. Anche Cosenza si è organizzata con posti letto di subintensiva e ordinaria, anche Reggio Calabria, e quindi noi dovremmo avere una offerta sanitaria che è sufficiente a garantire le attività. Speriamo che però la infezione non prenda una direzione che è quella che è dovuta all'irresponsabilità del cittadino. Grazie dottor Mancuso, è stato gentile ad accettare il nostro invito. Nei prossimi giorni mi piacerebbe tornare a parlare con lei anche di questa situazione. Grazie, grazie. Noi abbiamo adesso anche in collegamento il dottor Antonio De Angelis, che è un dirigente medico anestesia e rianimazione dell'AUSL di Reggio, della Emilia Romagna. Grazie per essere con noi. Poi ci spiegherà quanta gente finisce in rianimazione dopo aver contratto il virus, perché su questo c'è un'ampia, come dire, no, difformità di vedute. Intanto, professore, la vediamo un attimo questa prima tabella che hai preparato? Guarda, poiché hai cominciato parlando appunto della affidabilità del sistema pubblico, del sistema complessivo nel seguire la pandemia, io comincerei proprio con una diapositiva che mostra il sistema di controllo a livello nazionale. Questa diapositiva ci mostra con le colonnine blu il numero di persone testate giorno per giorno a partire dal 1° settembre fino all'altro ieri. Come si vede, queste colonnine si abbassano notevolmente a partire da inizio novembre e passano da circa 120.000 casi testati a circa 60.000. Quella freccia blu inclinata indica questa precipitosa diminuzione. Quindi il numero di persone controllate in Italia è in forte riduzione, e questo non è una cosa buona, perché è vero che i contagi stanno diminuendo, ma quanto stanno diminuendo intrinsecamente e quanto stanno diminuendo perché il sistema di controllo si sta un po' indebolendo? Questo non lo sappiamo. Peraltro continua a essere molto alto il rapporto tra i nuovi casi e le persone testate, cioè quando si controllano 4 persone una risulta positiva, ed è chiaro che questo non permette di fare un tracciamento efficace. Quindi io vedo un indebolimento, diciamo, complessivo in un momento in cui invece sull'osservazione, in un momento in cui invece dovremmo essere in allerta. Dottor De Angelis, ma è vera questa lettura dell'epidemia in questa seconda fase, legata al fatto che pochi finiscono poi in terapia intensiva, la percentuale è minima? La percentuale dipende un po' dal punto di vista si guarda la cosa. Se il numero di contagiati è comunque un numero di contagiati enorme, comunque quella percentuale è significativa, e quindi è una percentuale che comunque è un po' a macchia di leopardo, perché durante la prima fase abbiamo avuto 6 province, quindi l'Emilia e la Lombardia, alcune che sono state travolte dalla pandemia perché era esploso il contagio. E sicuramente rispetto alla, se la sua domanda è sicuramente rispetto alla prima ondata, la percentuale di malati presumibilmente è inferiore, tra virgolette, di quelli che diventano critici, perché le misure di distanziamento, la mascherina, quindi anche la carica virale con cui una persona infetta l'altra persona,
sono diverse. Durante la prima fase noi non avevamo, combattevamo contro un nemico sconosciuto, nessuno lo conosceva, non c'erano. E nelle settimane, verso la metà di marzo, la seconda, la terza, la quarta, abbiamo avuto l'apice, diciamo, dei contagi. È una situazione all'epoca che rifletteva una fotografia di 3-4 settimane prima, quando non c'era nessuna misura di distanziamento, appunto. In questa fase, logicamente, per fortuna, alcune misure, appunto, quel distanziamento, la mascherina, ma anche il ricovero, tra virgolette, più precoce dei pazienti, perché il sistema sanitario, gli ospedali non sono in crisi e magari alcune terapie aiutano i malati a non diventare critici. Che poi quella percentuale sia trascurabile o la malattia sia meno grave o che il virus faccia meno danni, questo è un altro paio di maniche e non mi sento di avallare questa teoria. Esatto, grazie. La vediamo questa grafica che hai preparato, che poi Sì, voglio sentire abbiamo una Filippo. grafica esclusiva di TEN, Esclusiva, è che una nostra non esclusiva. c'è da nessuna parte questo Ecco, tipo di grafica. vediamola, No, vediamo, questa sono curioso, vai. grafica rappresenta insieme gli andamenti delle persone in isolamento domiciliare, la curva grigia in alto, dei ricoverati normali, la curva arancione, di quelli in terapia intensiva, la curva rossa, e dei decessi dall'inizio dell'epidemia fino a ieri. Ora, quello che si vede è che a parte il primo periodo, diciamo fino a metà aprile, le curve poi si inseguono molto molto regolarmente, cioè sostanzialmente i ricoveri sono una percentuale abbastanza regolare da maggio in poi, da metà aprile in poi, dei contagi. I ricoveri in terapia intensiva sono una percentuale regolare dei ricoveri complessivi e i decessi sono una percentuale delle persone che stanno in terapia intensiva. In particolare, il 95% dei contagiati è vero che è in isolamento domiciliare, però stiamo parlando di 660.000 persone, di cui la metà comunque presenta sintomi e ha bisogno di essere seguita. I ricoveri sono il 5% dei contagi totali e stiamo parlando di quasi 30.000 persone. Le terapie intensive sono il 10% dei ricoveri totali e parliamo di 3.300 persone, sapendo che in Italia ne abbiamo circa 10.000 veramente a disposizione. E i decessi giornalieri sono circa il 20% dei pazienti che sono in terapia intensiva. Parliamo di una fluttuazione tra 800 e 1.000 persone, con un picco massimo di un po' meno di 1.000 e oggi una stabilizzazione intorno a un po' meno di 800, siamo su una media di 750 negli ultimi giorni. Quindi le percentuali possono sembrare piccole, ma i numeri assoluti poi non È sono vero. affatto piccoli perché il numero di contagio è molto alto. Filippo. Allora, io ho ascoltato il dottor Mancuso. Ci sono due cose su cui vorrei che discutessimo, perché lui ha messo l'accento su due cose. La prima sulla responsabilità, ha detto, dei cittadini, la responsabilità dei cittadini che a suo avviso sarebbe stata e sarebbe ancora molto, molto carente. Oppure carente senza molto. Questa cosa è vera e non è vera, cioè è vera nel senso che ci sono settori della nostra cittadinanza, come l'abbiamo visto in Calabria, ma in tutta Italia, quindi non è un problema nostro, che effettivamente tende a sfuggire alle regole e ai suggerimenti e anche alle imposizioni che ci vengono date, imposizioni assolutamente rispettabili. C'è però un punto. Che alla, diciamo, irresponsabilità di settori dei cittadini si contrappone una irresponsabilità dei governanti, perché se non ci sono certezze, se le regole sono fluttuanti, torno a ripetere questa storia degli spostamenti fra i comuni, siamo al 12 di dicembre, cioè a 12 giorni dalla vigilia del Natale, e ancora non è chiaro e c'è un palleggiamento di responsabilità fra il governo, le forze politiche e il Parlamento, allora io credo che la maggiore irresponsabilità sia da parte di chi ci governa. Il dottor Mancuso faceva poi riferimento ad un altro aspetto, che è quello del perché in Cina è avvenuto, a Wuhan è avvenuto quello che è avvenuto. E vabbè, là però dobbiamo metterci d'accordo.
In Cina c'è un regime dittatoriale, è bene che si sappia che non ci sono le regole della democrazia, che sono delle regole, come diceva qualcuno, è la democrazia bellezza, nel bene e nel male. In un regime democratico come il nostro era impossibile, non difficile, era impossibile mettere in atto quello che è stato messo in campo a Wuhan, che è una città di milioni di persone, che sono state chiuse in casa dall'esterno per settimane e per un mese e mezzo, e alle quali veniva portata addirittura la spesa da fuori. Questo in Italia è impossibile, una cosa del genere da noi non esiste proprio. L'ultima cosa, poi mi taccio sull'ultima cosa che ha detto il professor Barberi, sull'ultima slide che egli ha mostrato, su cui vorrei da lui un chiarimento. Se quelle sono le cifre assolute, lui prevede che l'allargamento che c'è è in atto, in Calabria da domani siamo gialli ad esempio, prevede che il peggioramento sia in che percentuale? Vediamo se sei un mago. Il peggioramento in che senso? Cioè il peggioramento dei tre livelli che tu hai messo in campo, cioè a dire dei ricoveri nei subintensivi, dei ricoveri nelle terapie intensive e poi alla fine dei morti. Guarda, cioè, non c'è un peggioramento. Di fatto questi tre valori si continuano a inseguire da metà aprile in maniera regolare. Cioè le percentuali sostanzialmente sono sempre le stesse a prescindere dai numeri assoluti che trattiamo. Erano le stesse in agosto e sono le stesse oggi. Si vede come sono distribuite quelle curve una rispetto all'altra. Dato un certo numero di contagi, avremo un certo numero di ricoveri, un certo numero di terapie intensive, un certo numero di morti. E la proporzione sostanzialmente non sta variando. Quindi quello che dobbiamo fare è diminuire i contagi totali. Questo è, prima della pubblicità, dottor De Angelis, lei è favorevole alle aperture? Se significa riaperture, le riaperture come abbiamo visto quest'estate, assolutamente no. Assolutamente. Come hanno detto i colleghi, il numero dei contagi implica una determinata percentuale di ricoveri sia in ospedale, poi sia in area subcritica che in area critica. Quindi in automatico, se noi come quest'estate riapriremo gli impianti sciistici come è stato fatto a marzo, saremo davanti a metà gennaio di fronte alla terza ondata, ma questo è un dato di fatto che penso che chiunque abbia capito, intuito, anche i cittadini comuni. Lei pensa ci sarà questa terza ondata? Dipende tutto da noi. Io purtroppo penso che saranno più che terza ondata un flusso, cioè un numero abbastanza costante che per i prossimi mesi, fin quando non arriveranno, fin quando appunto non incominceremo a vaccinare, sperando che il vaccino arrivi quanto prima, e poi il numero dei vaccinati incomincia a essere un numero cospicuo, il nostro sistema immunitario ci metterà qualche settimana per produrre questi anticorpi, fin quando non arriveranno terapie, anticorpi monoclonali, antivirali, che alcuni stanno dando buoni, ma stiamo parlando comunque di mesi, quindi andremo sicuramente in primavera e estate, arriveremo prima di avere un cambiamento da questo punto di vista, quindi dal punto di vista vaccini, fino ad allora ci dovremo convivere con il contagio e quindi mettere in atto tutte quelle misure che da marzo ben conosciamo. Bene, noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra pochissimo, poi avremo anche in collegamento il professor Carlo Torti, a tra poco. Allora, torniamo in studio. Professore, hai qualche altra slide da farci vedere che riguarda anche la... poi concentrati anche sulla nostra regione. Sì, via. Certamente. La prossima slide è quella italiana sui decessi che abbiamo giorno per giorno. Anche i dati di prima erano giornalieri. Quindi quando parliamo di 800 decessi vuol dire ogni giorno.
Per fortuna, rispetto alle settimane che abbiamo avuto recentemente, il numero di decessi in Italia si è abbastanza stabilizzato. In questo momento tende a oscillare tra 750 e 800 al giorno. Abbiamo avuto questo picco terribile di 993 il 3 dicembre e questa stabilizzazione io spero che si confermi o che addirittura ci sia una diminuzione nella prossima settimana, perché i decessi totali comunque fino ad oggi sono un numero molto rilevante, sono 63.400 e le proiezioni non danno dei bei numeri per la fine dell'anno, diciamo. Che proiezioni Beh, ci abbiamo sono? delle proiezioni dell'Università di Washington che danno circa 77.000 decessi in Italia il 31 dicembre. Mamma mia. Quindi. Filippo, hai sentito? Filippo, un attimo solo che c'è il collegamento. Il dottor De Angelis ha sentito questa proiezione? Lei è d'accordo con quello che dicono gli studiosi di questa università americana che hanno fatto questa proiezione a dicembre per quanto riguarda il nostro paese? Purtroppo potrebbe essere simile. La stessa Germania, dove tra virgolette nella prima ondata erano stati il numero dei morti rispetto ai contagiati, perché il sistema sanitario non era stato sotto, è stato in crisi come da noi, incomincia anche in questa fase a fare 500-600 morti al giorno. Quindi, e vediamo il numero dei morti negli Stati Uniti che fanno 3.000 morti al giorno, quindi che ci possa essere una recrudescenza e anche che questi malati, è verosimile, anche che questi malati e quelle morti che abbiamo in questi giorni riflettono i malati, il contagio che è avvenuto un mese fa, sono persone che magari erano in terapia intensiva da settimane o che erano a casa e si erano aggravate, quindi finché il numero dei contagi non verrà drasticamente ridotto, proporzionalmente il numero dei morti purtroppo si manterrà su quei numeri probabilmente. Studiati anzi, analizzati, come posso dire, immaginati, no? In questo studio di questa università americana. Filippo, Italia 70.000 morti a dicembre, insomma, mi pare una cosa, dobbiamo frenare, dobbiamo rallentare, dobbiamo evitare, dobbiamo essere cauti, responsabili, mettiamoci tutto quello che vogliamo, ma in questa fase, nonostante le decisioni che vengono assunte dal governo, noi proteggiamoci e proteggiamo anche gli altri. Guarda, secondo me siamo il terzo stato. Ora vorrei che il professor Barberi mi correggesse. Siamo il terzo stato nel mondo per numero di decessi. Mi pare che sia questo il dato. Ora, Questo non ho controllato, comunque siamo tra i primi al mondo e sicuramente allora, abbiamo una lei letalità dice molto alta. molto Però alta, quasi che attenzione, questa letalità è anche dovuta al fatto che comunque la qualità dei dati italiani è migliore di quella di tantissimi altri paesi dove questi fenomeni sono molto sottovalutati e dove le misure sono poco affidabili. perfetto. Vabbè, dando per scontato e per buono ovviamente le cose che dice il professore Barberi, se siamo fra i primi, noi secondo me dobbiamo avere quello che dicevi tu, Attilio, dobbiamo avere l'interesse nostro innanzitutto alla salvaguardia della situazione nostra in questo momento, che è non positiva. Io torno a dire che ieri, nel momento in cui si decideva la riapertura di quattro regioni che passavano in zona gialla, fra cui la nostra, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi non lo stava dicendo una persona che non ha il senso della situazione, testualmente diceva: la situazione dell'epidemia è in decrescita, ma è in una decrescita lenta. In tutte le regioni c'è un calo dei contagi, l'incidenza sui 14 giorni precedenti a ieri, testuale, rimane ancora molto alta. Ora, in questa situazione,
che poi in Calabria si traduce anche in un aggravamento per i noti motivi su cui non perdiamo ulteriore tempo, ma che deve sempre essere presente a noi stessi, che è lo stato delle strutture pubbliche calabresi. Voglio dire, mi pare evidente che dobbiamo stare, secondo me, ancora più attenti ora che siamo diventati zona gialla che non prima. Vorrei dire poi la cosa che il dottor Mancuso all'inizio, che forse ci è sfuggita, ma ha detto una cosa fondamentale: perché ci troviamo in questa situazione in Calabria? Fra le altre cose, per il depauperamento degli ospedali SPOC. Quello è il punto centrale. Gli ospedali SPOC sarebbero tutti gli altri ospedali che non siano quelli di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. Questo è il punto vero. Noi ci siamo trovati di fronte non soltanto alla chiusura che già era passata in cavalleria, consentitemi questo termine, di tutti gli altri ospedali di cui abbiamo parlato più volte, degli 11 ospedali, ma al depauperamento degli ospedali che erano aperti, che non erano quei tre, e che quindi questo ha significato un aggravamento sui tre ospedali principali della regione. E Mancuso giustamente dice: se noi non corriamo ai ripari, non tanto sulla questione della riapertura degli 11 ospedali chiusi da tempo, su cui ora speriamo che il commissario dica una parola, ma sulla valorizzazione degli ospedali che già ci sono, che sono in funzione, di questi ospedali SPOC, e che sono indispensabili per darci delle risposte. Altrimenti ricadrà tutto in una nuova ondata, non so come definirla, su questi tre ospedali principali, con le conseguenze che abbiamo conosciuto in questi mesi. Dottor De Angelis, una domanda voglio farle, che è questa. Una persona che conosco, risultata positiva il 23 ottobre, ha fatto l'ultimo tampone 2 giorni fa ed è ancora positiva. Cioè, una cosa incredibile. Il fatto che bisogna un po' fare chiarezza quale tampone ha fatto. Il tampone è quello più affidabile. Molecolare. Okay. Il molecolare è quello più affidabile, che è appunto che cerca l'RNA del virus e lo amplifica. E è un tampone che ha una sensibilità, una specificità rispetto agli altri, anche a quello antigenico, più elevata. Però non è infallibile, sia come sensibilità e specificità, quindi a individuare i falsi negativi e i falsi positivi, ma soprattutto anche cioè, il tampone ci dice che in quel soggetto, in quel c'è dei frammenti di cioè dell'acido nucleico virale, che poi questo significa che questo oggetto possa essere infettivo. Ci sono studi che c'è un po' di disaccordo in letteratura, ciò vuol dire che praticamente uno potrebbe avere anche solamente frammenti di quell'acido nucleico del coronavirus, ma non avere più la capacità di infettare altri individui e quindi di naturalmente non essere più malato e non avere la capacità di infettare altre persone. Quindi questo perché appunto rimanevano pazienti anche per soggetti con tampone positivo per diversi mesi. Questa è una cosa terribile. Vuoi fare una domanda al dottor De Angelis? Sì, voglio fare una domanda con piacere, perché dalla mia esperienza con malati Covid, che ormai conosciamo tutti qualche malato Covid, sembra che permangano sintomi e ci siano difficoltà, stanchezza, difficoltà respiratorie, eccetera, anche quando il virus in realtà non c'è più, cioè quando sostanzialmente l'infezione è passata. Ecco, qual è la sua esperienza e la sua che informazioni ha su queste condizioni? Noi durante la prima ondata abbiamo intervenuto insieme a un ospedale dove lavoro, che è un ospedale medio, piccolo, 300 posti letto in provincia di Parma. Abbiamo avuto ricoverato quasi 70 malati solamente in terapia intensiva, 300 malati e di 300 pazienti Covid ricoverati con sintomi. Di questi parecchi abbiamo avuto modo anche di seguirli a distanza di settimane, di mesi,
che hanno superato e parecchi ci riferiscono tutta questa sintomatologia, quindi disturbi neurologici, disturbi, a parte il fatto che addirittura fino a un terzo dei malati sembrano che possono avere problemi o danni ai polmoni, quindi un altro motivo per cui dovremmo cercare di limitare il contagio è proprio perché questo virus noi non sappiamo gli effetti a lungo termine, cioè noi sappiamo molto molto poco di questo virus, era un po' inizi anni 80 quando è stato scoperto l'HIV e non sapevamo niente, ci sono voluti 15 anni, 10 anni, 15 anni per incominciare ad avere dei farmaci antivirali per l'HIV davvero efficaci. Cioè noi di questo virus sappiamo che colpisce diversi apparati, non solo il polmone, e quindi questi sintomi che poi sicuramente nei prossimi mesi, anni sa ne sapremo di più. Sono dei sintomi che possono perdurare, non sappiamo per quanto tempo. Mamma mia. Intanto saluto il professor Carlo Torti. Grazie professore per essere con noi. Le faccio subito una domanda, perché ho letto da qualche parte, adesso non ricordo bene quale quotidiano tiratura nazionale, che i VIP, quelli che la sanno lunga, che arrivano sempre prima sulle cose, che hanno rapporti importanti, si sono curati con l'idrossoclorochina. E ha, come dire, sono guariti subito. È possibile? È possibile, però i motivi per cui questo sia avvenuto non sono completamente noti, in quanto in realtà l'idrossiclorochina è stata anche dalla nostra agenzia regolatoria italiana, cioè l'AIFA, eliminato dall'armamentario terapeutico come farmaco, e questo perché formali studi ne hanno dimostrato la sostanziale inefficacia. Però ci sono una serie di osservazioni, studi osservazionali appunto, tratti dalla normale pratica clinica nel periodo in cui noi comunque l'idrossiclorochina l'abbiamo tutti quanti utilizzata perché autorizzata da AIFA, che dimostrano che in effetti i pazienti trattati con idrossiclorochina hanno un miglioramento apparente della sopravvivenza. Ovviamente sia gli studi randomizzati, quelli di primo tipo in base ai quali la terapia è stata sostanzialmente eliminata dall'armamentario terapeutico, sia gli studi osservazionali, quelli che invece hanno dimostrato un beneficio sulla sopravvivenza, entrambi hanno dei limiti, quindi la questione è sostanzialmente ancora irrisolta. La mia personale sensazione è che poiché comunque vi è un razionale biologico all'attività dell'idrossiclorochina o della clorochina in questa condizione, purché il paziente sia monitorato strettamente perché sono farmaci, non è acqua fresca, quindi possono avere effetti collaterali soprattutto sull'apparato cardiocircolatorio e soprattutto possono causare aritmie nei soggetti predisposti ed anche delle altre, diciamo, alterazioni che quindi bisogna che sia il medico a valutare. Ecco, la mia impressione è che posto questo, l'impiego molto precoce della idrossiclorochina possa determinare un effetto. C'è da dire che anche noi qui presso l'Università Magna Grecia abbiamo condotto un piccolo studio che però è stato giudicato meritevole di pubblicazione, in cui abbiamo visto che in pazienti molto anziani e che sono arrivati in condizioni molto gravi, in effetti l'idrossiclorochina non ha determinato un'apparente negativizzazione più precoce dell'atteso del tampone e quindi diciamo un effetto virologico valutato in questo modo noi non siamo riusciti ad evidenziarlo, però i nostri pazienti erano pazienti diciamo di un certo tipo, quindi come dico, in pazienti colti più precocemente, secondo me è necessario ancora insistere con interventi di studio prima di buttare questa terapia dalla finestra, insomma. Filippo, so che tu muori dal desiderio di fare una domanda al professor Torti. Sì, professore, buongiorno. Volevo chiederle qual è la situazione attuale
nella, diciamo, dei ricoverati e di quant'altro legato al coronavirus nella struttura universitaria di Catanzaro? Noi ci siamo, dopo la prima fase, che è stata una fase emergenziale, a cui sicuramente non eravamo pronti, ma abbiamo avuto una risposta, direi, tempestiva, mettendoci molto impegno, e comunque una risposta positiva. Durante l'estate abbiamo attrezzato il reparto, nel senso che ci siamo dotati di una terapia subintensiva vera e propria, quindi con una telemetria e con tutto quello che serve per un adeguato supporto respiratorio non invasivo di questi pazienti, per cui ci siamo trovati con 30 posti letto, di cui 12 di terapia subintensiva. C'è stato un periodo all'inizio della seconda ondata in cui questi letti erano totalmente pieni e con un turnover piuttosto accelerato, per cui di fatto per alcune settimane l'indice di occupazione è stato del 100%. Adesso, per fortuna, sia perché il numero di casi si è ridotto, sia perché anche le strutture periferiche si sono in qualche modo attrezzate, come sapete tutti, le tende dell'esercito a Cosenza, l'ampliamento da parte di Emergency del centro Covid di Crotone, questo, diciamo, ha portato ad un calo di pressione sul nostro reparto, per cui noi attualmente, man mano dimettiamo i pazienti guariti, ne abbiamo 14-15, ecco, forse una la ricoveremo tra poco perché è ricoverata in altro reparto, ma insomma dovrà essere portata da noi. Quindi insomma sicuramente adesso c'è molta meno pressione, per cui speriamo di poter suddividere il nostro reparto in due parti ben distinte e separate, e quindi cominciare anche a ricoverare i pazienti infettivologici senza il Covid, perché poi questo è il grossissimo problema, cioè garantire sia l'assistenza dei pazienti Covid ma anche dei pazienti non Covid, mentre per altre discipline i reparti sono comunque sempre rimasti aperti, quindi nel nostro policlinico di fatto c'è stata una sottrazione agli altri reparti solo di alcuni posti letto, invece le malattie infettive si sono totalmente concentrate su Covid, quindi i ricoveri dei pazienti non Covid, HIV/AIDS, tubercolosi, leishmaniosi, eccetera, sono stati totalmente bloccati. Quindi, a mio modo di vedere, bisogna certamente essere molto flessibili, nel senso di adattarsi rapidamente, ma in modo appropriato, direi, alle situazioni epidemiologiche di volta in volta variabili, e quindi, diciamo, adesso credo sia venuto il momento di aprire ai non Covid, sperando che la struttura venga ulteriormente ampliata e che questo doppio percorso diventi stabile e che comunque non aumentino ulteriormente i casi Covid nel periodo di gennaio, cosa che è almeno probabile. Senta, professore, rapidamente, lei come accoglie la decisione di trasformare la Calabria da arancione, dargli il colore giallo? È giusto così? Ci sono i numeri perché ciò avvenga? Le strutture garantiscono? O teme che questa soluzione possa in qualche modo ripercuotersi contro noi cittadini nei prossimi mesi? Innanzitutto credo che l'aspetto formale di questo semaforo di colori è certamente importante, ma non deve essere un effetto distraente rispetto a quelli che sono i comportamenti individuali. Cioè, credo che di fatto reagire a queste notizie, verde, rosso, giallo, nero, bianco, ecco, in modo, come dire, troppo emotivo, quasi come se fosse un insulto alla nostra regione essere rossi, beh, questo mi sembra, diciamo, che distragga invece dal vero problema, che è quello dei comportamenti individuali. Cioè, tutti noi sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo che dobbiamo evitare gli assembramenti, sappiamo che dobbiamo condurre uno stile di vita più riservato,
che rispetti determinate norme igieniche, e questo per rispettare i nostri anziani, per rispettare le persone più fragili, sapendo che l'infezione è una catena dall'uno all'altro. Se noi effettivamente ci comportiamo così, essendo più giovani, e portiamo poi l'infezione in casa ai nostri anziani, questo in ogni modo, sia che siamo rossi, che siamo gialli, che siamo verdi, non va bene. Così come non va bene, diciamo, ridurre il calo di attenzione sugli ospedali, sulle residenze sanitarie per gli anziani, che devono comunque mantenere le barriere molto alte. Poi certamente noi eravamo rossi più che altro per mancanza di informazioni che adesso credo la Regione abbia inviato a livello centrale, per questo siamo diventati gialli. Sicuramente nel frattempo, come dicevo prima, le strutture si sono potenziate, quindi non sarei così tanto preoccupato di essere giallo piuttosto che rosso, ma sarei più preoccupato che i comportamenti individuali, in questo periodo natalizio in particolare, possano portare a dei rischi notevoli, perché purtroppo basta poco: se il virus entra in una casa di riposo, da un giorno con l'altro ti puoi trovare con 30-40 pazienti da gestire. Quindi, insomma, comunque in ogni caso bisogna stare attenti. Bene, allora andiamo con le slide rapidamente, quelle che Sì, riguardano la la Calabria. diapositiva che c'è ora è proprio quella che riguarda la situazione di valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità per, e ovviamente di chi si occupa di valutare il rischio a livello nazionale a partire da questi dati per la Calabria. La Calabria è al terzo rigo e in questo momento, come si vede, per esempio l'allerta che c'era una settimana fa rispetto alla mancanza di trasmissione di dati, alla bassa affidabilità dei dati, non c'è più. In questo momento abbiamo un RT stimato di 0,64, quindi nettamente inferiore a 1. Teniamo conto che questo indice RT è calcolato solo sui ricoveri e non sui contagi, d'accordo? Quindi bisogna stare attenti anche a considerarlo. Abbiamo un'incidenza, cioè il numero di nuovi contagi ogni 100.000 abitanti, che è la più bassa d'Italia. Ovviamente non ci sono in questo momento allerte segnalate dai servizi sanitari calabresi, quindi la classificazione complessiva del rischio è stata considerata moderata, anche se la valutazione di impatto è ancora alta. Quindi qual è la situazione? È una situazione che se si mantenesse sotto controllo così, permetterebbe, diciamo, di gestire una diminuzione, seppure lenta, del contagio nel prossimo periodo. Ovviamente tutto dipende da quello che facciamo noi, ma anche da come è organizzato, se mi permettete di dire, il sistema complessivo di controllo. Perché è vero che il singolo cittadino ha una grande responsabilità, ma senza sistema di controllo efficace, poi diventa un po' random la risposta del sistema complessivo. Se mi permetti di fare anche la diapositiva che segue. Nella diapositiva che segue c'è questo diagramma molto semplice in cui, come al solito, nell'asse verticale c'è la percentuale di crescita, l'incremento percentuale dei casi, che in Calabria è sceso all'8%, mentre eravamo una settimana fa al 14%. E invece sull'asse orizzontale c'è, quella che abbiamo chiamato l'incidenza, cioè il numero di nuovi contagi rispetto agli abitanti, in questo caso calcolato ogni 100.000, nelle ultime 2 settimane. Come vediamo, la Calabria non è ancora nella zona verde, ma è abbastanza bassa, è comunque spostata molto a sinistra, che è la regione di minore pericolo. Se andiamo a vedere invece le regioni che sono segnate in rosso, la Puglia, il Veneto, l'Emilia-Romagna, la provincia autonoma di Trento, vedete che queste sono proprio quelle che invece sono rimaste come regioni rosse o arancione, d'accordo? Quindi questa forma di rappresentazione ci dice dov'è il pericolo e dove no, in maniera abbastanza efficace, anche se usa due soli parametri rispetto invece ai 21 che sono utilizzati a livello nazionale. Bene, siamo proprio in chiusura. Filippo, siamo in chiusura. Ti do 5 secondi perché poi 1 minuto a testa ai nostri ospiti. 5 secondi al professor Barberi. L'RT, che è fatto, come egli ci ha detto, in Calabria rispetto al numero dei ricoverati,
Nel resto d'Italia è fatto rispetto ai contagiati oppure anche nel resto d'Italia rispetto ai ricoverati? Allora, quello utilizzato, quello che viene pubblicizzato dall'Istituto Superiore di Sanità è sempre rispetto ai ricoveri. Ovviamente gli altri indici vengono anche conteggiati e sono a disposizione della task force, ma non compaiono nel rapporto ufficiale. Professor Torti, un messaggio proprio di chiusura ai nostri corregionali. Ma ai nostri corregionali dico quello che ho detto prima, a cui aggiungo anche il fatto che certamente i sistemi di controllo, come diceva il collega, sono molto importanti, credo che siano stati anche un poco potenziati pure loro, però insomma l'infezione viene prima, quindi cerchiamo sempre di chiudere la stalla prima che siano scappati i buoi. E l'altra cosa che voglio dire è che una volta ci sia il vaccino, non so se ci vedremo ancora prima d'allora, ecco, facciamolo il vaccino partendo da quelle che sono le categorie per cui verrà raccomandato e cerchiamo di avere fiducia e di non cadere di nuovo nel tranello dei negazionisti, perché diciamo la vera soluzione del problema è assolutamente il vaccino, quella soluzione diciamo radicale che viene prima di tutte quelle soluzioni che purtroppo ci siamo trovati a dover mettere in piedi anche con fretta, ecco, e non senza preoccupazioni in questo periodo. Quindi vediamo con molta fiducia e con molto ottimismo l'avvento dei vaccini e facciamo i vaccini quando ci saranno. Ecco, professore, la prossima settimana, compatibilmente con i suoi impegni, vorremmo dedicare una puntata ai vaccini, poi la contatteremo, vedremo se sarà possibile averla ospite, perché lei è una persona straordinaria anche dal punto di vista della capacità di trasferire concetti con una grande semplicità, questo appartiene ai grandi, quindi la contatteremo per vedere se la prossima settimana possiamo averla in studio. Dottor De Angelis, in chiusura, il messaggio che arriva da chi è in prima linea, chi ha visto e vede quotidianamente tanta sofferenza, qual è? Quello di continuare, diciamo, ad avere tenere la guardia alta e quindi misure di distanziamento e a ripensare il nostro concetto di socialità almeno per fino alla primavera o estate. Quindi, come diceva il collega, bisogna guardare avanti con ottimismo ai vaccini che saranno la soluzione del problema e le nuove terapie, ma fino ad allora, quindi per i prossimi 4, 5, 6 mesi, bisogna comunque tenere appunto la guardia alta. Professore, abbiamo concluso noi qui. Tu avevi anche altre slide. Sì, c'erano altri dati, ma abbiamo fatto una discussione piuttosto approfondita, direi. La prossima settimana ci occuperemo dei vaccini, quindi dovrai cominciare a scovare, a capire come sta andando lì dove hanno già iniziato. Per esempio in Inghilterra hanno già iniziato, la Germania sta preparando, l'America è già a buon punto, insomma, per cercare di capire e di dare qualche informazione in più ai nostri telespettatori. Come certamente sarà fatto. Grazie, e adesso vi lascio all'inchiesta che abbiamo realizzato, che riguarda, sapete che da 10 anni sono chiusi 18 ospedali in Calabria, alcuni sono ancora efficienti eppure non vengono utilizzati. Oggi partiamo da Cariati. Arrivederci. Abbiamo ricevuto l'appello di un comitato che ha deciso di riappropriarsi di una struttura di eccellenza fino ad occuparla. Pensate, da 17-18 giorni circa, ragazzi, uomini che amano un territorio, quello di Cariati, hanno deciso di riappropriarsi di una struttura eccellente, di una struttura che è sempre stata il fiore all'occhiello di questa cittadina ionica, Cariati. State per vedere delle immagini, un qualcosa di molto riflessivo. Perché? Perché questa struttura deve essere ancora chiusa? Perché ancora tanti cittadini si dovranno rivolgere all'esterno per farsi curare? Vedrete delle sale operatorie completamente funzionanti. Vedrete addirittura qualcosa di pauroso, qualcosa dove addirittura sono accese le fonti di calore. Che cosa devono riscaldare?
quale luce ancora, quella luce che cosa deve illuminare se quei reparti sono vuoti. Adesso andremo a vedere insieme a voi perché questi ragazzi hanno deciso di non mollare e vogliono a tutti i costi riaprire l'ospedale di Cariati, la grande eccellenza che è sempre stata. Ma sono, come dicevi tu, 17 giorni di occupazione. Quello che chiediamo è praticamente un risarcimento da cittadini, perché sono 10 anni che qui siamo senza diritto alla salute, da quando hanno chiuso questo ospedale, ci hanno lasciato senza la possibilità di curarci. Oggi, in quest'ultimo anno, in quest'ultimo periodo, oltre al danno abbiamo anche la beffa tremenda del Covid, e quindi qua il problema della sanità viene a peggiorare giorno dopo giorno. Noi sono 17 giorni che siamo qui tutti quanti insieme, stiamo creando uno spirito giusto per la battaglia, stanno arrivando i primi risultati, però siamo anche nello stesso tempo stanchi e abbiamo bisogno di risposte celeri. Quindi approfittiamo anche della vostra presenza per fare un appello al commissario Longo, che venga qui a vedere questa struttura che, come dici tu, ha tutte le potenzialità per andare incontro all'emergenza Covid, ma anche incontro all'emergenza sanitaria che qui dura da 10 anni. Quindi lo dica in camera, l'appello lo sta facendo principalmente al commissario Longo. Lo cosa chiede a Longo? A Longo chiedo cordialmente di venire qui a visitare la struttura. Chiedo di venire a visitare la struttura, come chiedo al governo, al ministro, di accelerare, di concretizzare quelle che sono le parole del viceministro Sileri, che ha detto anche lui in TV e a mezzo stampa che il Vittorio Cosentino è una risorsa, sia in riferimento all'emergenza Covid che alla riorganizzazione, che deve essere celere, della rete ospedaliera per acuti della regione Calabria. Quindi quello che chiediamo al governo, tramite il commissario, di nuovo al viceministro, è di concretizzare quella che sembra essere la prospettiva presa, e cioè la riapertura del Vittorio Cosentino. Non siamo nelle capacità di sopportare un'ennesima beffa, non abbiamo più le capacità di sopportare promesse vacue, vogliamo la concretezza dei fatti. Quindi cosa vi siete messi in testa? Di rimanere ci qui siamo fino messi alla in fine? Testa sì, fino a quando non ci sentiamo realmente soddisfatti, fino a quando non siamo sicuri che appunto alle parole di questi ultimi giorni seguiranno i fatti. Fino a quel momento noi rimarremo qui. Lei è qui da quanti giorni? Io sono qui da 17 giorni e dormo qui da 17 notti. Quindi noi andremo avanti fin quando non vedremo arrivare medici, personale infermeristico e attrezzatura, e se avremo la certezza che l'ospedale sarà riaperto. Noi fin quando non vedremo quelle cose noi rimarremo qui, perché siamo stufi di subire tutti questi soprusi. Ci hanno detto che avremmo trovato qui anche un ex dirigente di questa struttura, un ex direttore sanitario, cioè sì, qui con voi. Il dottor Caligiuri. Salve, buongiorno dottor Caligiuri. Dottor Caligiuri, possiamo fare chiarezza a questa vicenda? Cioè possiamo partire un po' da lontano, quando lei era in carica, quando questo ospedale funzionava? No, io posso partire anche quando questo ospedale è stato aperto. Questo ospedale è stato aperto il 78, diciamo l'80, va? Ed era un ospedale nato come ospedale di base, con tutti i servizi, ostetricia, chirurgia, medicina generale e tutti i servizi collegati, radiologia, laboratorio analisi, eccetera. Quando questo ospedale è stato aperto, e da chi l'ha aperto, i politici del tempo, hanno chiamato come a dirigere questo ospedale le eccellenze locali. Parliamo del dottore Sacco, ostetrico ginecologo, come al compianto dottor Tocci, ottimo chirurgo. Da questo, il dato che le posso dare è che a Cariati in questo periodo, circa meno di 30 anni, sono nati 20.000 bambini, cioè oggi ci sono 20.000 persone, o adesso trentenni, che girano per l'Italia e sulla carta d'identità, che pur non essendo di Cariati, portano nato a Cariati, e questo è un orgoglio. Cosa è successo poi? Che questi personaggi, io cito questi due, poi c'erano il dottor Manfredi nella medicina, eccetera, erano tutte persone primarie eccelse che col tempo hanno fatto scuola. È andata a scemare, perché nel momento in cui i primari che ho citato prima, dottore Sacco, Manfredi, dottore Scarcella, primario radiologo, eccetera, sono andati in quiescenza oppure sono stati trasferiti, hanno lasciato un'ottima scuola. A loro sono subentrati ginecologi e ostetrici di qualità, perché hanno imparato da maestri, come il dottore Cappo ha imparato dal dottore Tocci, come il dottore Ferraro ha imparato dal dottore Scarcella ad essere uno dei migliori radiologi che c'è nella zona.
la dottoressa Cappa, che ha avuto la responsabilità anche dell'ostetricia, quindi tutte persone che sono usciti da maestri della medicina. Lei oggi è qui, insieme sì. a questi ragazzi, a questo comitato che sta combattendo da 17 giorni, in che qualità lei oggi è qui? Io sono in qualità di nonno, perché faccio il nonno, però ho abbandonato i miei nipotini che stanno fuori ma sono qua, però preferisco passare molto tempo con loro, va bene, e dedicargli tutto il tempo possibile, immaginando, perché credo che sia una ingiustizia palese che è avvenuta dal famoso decreto 18 del 2010. Quanti anni lei ha lavorato in questa struttura? Ma io ho lavorato sia qui che a Rossano, qui sono 15 anni che ho lavorato, anche saltuariamente, poi ho fatto anche il direttore sanitario a Rossano, anzi nasco a Rossano e poi sono stato trasferito a Cariati, quindi conosco tutte e due le realtà molto bene. Il problema è molto semplice, guarda, senza poi che ci perdiamo in molti preamboli, è la penalizzazione grave che abbiamo avuto a livello sociale è che, anzi devo fare anche una piccola premessa, tutto questo ospedale, intorno a questo ospedale, in quegli anni ruotava un'economia florida. Ecco, se lei adesso quando va via vede che ci sono molte attività commerciali, attività intorno, commerciali che hanno subito un duro colpo, hanno subito un tracollo, e abbiamo avuto tramite l'ospedale un incremento turistico impressionante. Hanno, quindi, comprato, non solo un blocco sanitario ma un blocco, ma assolutamente, economico. Il danno maggiore forse è stato proprio quello economico. Molti turisti venivano a Cariati, hanno comprato casa a Cariati, hanno ancora tutta la casa a Cariati proprio in funzione dell'ospedale. La chiusura dell'ospedale ha determinato anche il collasso di questo mercato. La cosa che volevo dire più seria e più grave è che le faccio un paragone, ecco, per essere molto, cerco di essere chiaro. Se in Italia un territorio con 200.000 abitanti ha diritto a 3 posti letto per 1.000 abitanti, cioè 600 letti, un territorio di 200.000 abitanti ha diritto a 600 letti, noi che da Trebisacce, l'entroterra, fino a Cariati siamo territorio di quasi 200.000 abitanti, abbiamo 400 posti letto in meno, cioè in Italia ne hanno 600, noi ne abbiamo 200, e credo che più ingiustizia sociale, più ingiustizia sanitaria di questo non possa esistere. Bastava, cioè le risorse umane, cioè a loro hanno iniziato, la politica ha iniziato a collassare questo ospedale, privando questo ospedale delle risorse umane, infermieri, medici, ausiliari. Quindi lei mi conferma che questa struttura... Sì. Attualmente è ancora agibile per essere un ottimo ospedale? Assolutamente, a questo, allora le dicevo che questa struttura dove ci troviamo adesso è la vecchia struttura, cioè parliamo degli anni 80, ma se noi adesso percorriamo un tunnel, va bene? Possiamo percorrerlo insieme, certo, a lei? Certo, certo, percorriamo questo, c'è un'altra struttura di 4 piani, di 3 piani, cioè però più seminterrato, costruita agli inizi del 2000, va bene? Quindi nuova. Che era stata con uno scopo ben preciso, cioè fare una riabilitazione e lungo d'urgenza, per cui lei adesso se vedrà delle stanze con l'ossigeno, con i gas medicali, con il bagno in camera, che sono occupate da uffici. E sono a norma, a norma, certo, per essere invece delle stanze di degenza. Sono perfettamente a norma. Allora, sono parametri strutturali. Cioè, mi perdoni, abbiamo capito bene, cioè queste stanze di degenza oggi sono occupate da uffici. Sì, scrivanie e basta, scrivanie. Possiamo fare un giro insieme a lei? Certo, ma se mi dà una mano però il collega, anche lui collega come pensionato, ma anche collega medico, perché abbiamo passato praticamente molti anni insieme, perché lui dirigeva il laboratorio di analisi, anche fiore all'occhiello. Ecco, si è parlato tanto di laboratori di analisi, salve, piacere dottore. Sì, laboratori analisi, ultimamente per ripartire un laboratorio analisi Covid a Rossano abbiamo visto la trafila che c'è stata, e qui invece a Cariati c'era un laboratorio che avrebbe potuto processare, secondo lei, anche tamponi Covid? Sì, senza dubbio, perché la problematica dei laboratori è quella di una strumentazione idonea ad eseguire quel test, per cui ci sono i laboratori che facevano da lungo tempo virologia, come quello dell'Annunziata, che hanno dovuto solamente approvvigionarsi dei reagenti per poter essere operativi immediatamente, altri come quello di Rossano o in questo momento quello di Cariati non hanno la strumentazione, Rossano non l'aveva neanche, per poter eseguire questo tipo di metodica. Per cui
nello stesso modo in cui è stato fatto a Rossano si poteva fare a Cariati, cioè quello di acquisire la strumentazione idonea e cominciare a processare i tamponi. Ma in ogni caso in tutta questa vicenda dei laboratori, come si vede ormai anche a livello nazionale, c'è stato un ritardo terribile non solamente nell'esecuzione dei tamponi cosiddetti molecolari, perché di quello stiamo parlando in termini di complessità e quindi di difficoltà, ma addirittura c'è stata una difficoltà enorme a partire anche con i tamponi rapidi, i tamponi cosiddetti antigenici, per cui la situazione che ci troviamo davanti è legata a ritardi nel fare le cose, non è legato neanche al laboratorio di Rossano o al laboratorio di Cariati. Da chi dipendono questi ritardi? Beh, questi ritardi nel nostro caso sono dipesi dalla struttura commissariale e dalle ASL, no? La struttura commissariale con l'ammissione plateale a ridosso dello scoppio della seconda ondata, di non aver predisposto un piano Covid, e naturalmente da parte dell'ASP per tutta una serie di ritardi che ci sono stati non solamente nel attrezzare il laboratorio di Rossano in questo caso, perché lì era stata fatta la scelta, ma anche quello di predisporre il reparto. Quello di Cariati si trova in uno stato assolutamente di abbandono per un motivo, cioè nel senso che è un laboratorio che ha funzionato egregiamente fino a 2 anni fa ed ha funzionato esclusivamente con un medico, che ero io, che fungevo anche da responsabile del laboratorio, e 2 tecnici. Sono andato in pensione io, è andato in pensione un altro tecnico, per cui è rimasto un tecnico ed un infermiere. Cioè, quindi le strutture in Calabria chiudono perché vanno in pensione le persone e non c'è il ricambio necessario. Però i concorsi e la gente che ha vinto, ha studiato una vita per diventare medico, non riesce a fare un concorso. Non riesce a fare un concorso per poter lavorare, per accedere in questa struttura. Sì. Lei mi conferma che questo laboratorio per 2 anni, ultimi 2 anni quando lei ha lasciato, negli ultimi 2 anni era comunque perfettamente funzionante, sì, aveva le attrezzature, le attrezzature. Ma c'è qualcosa di ancora più grave. Sono ferme in questo momento. Lavorano quasi niente, perché lavorano esclusivamente praticamente per il... Siamo precisi. Cosa fanno queste attrezzature? Allora, queste attrezzature immagino che non è un'attrezzatura soddisfano da 100 euro, un'attrezzatura che ha dei costi per la regione. Un'utenza marginalissima, perché non essendoci né un medico, ed essendoci una sola persona, un solo tecnico, la mole di lavoro che si può affrontare è estremamente ridotta. Oltre al fatto che manca poi una competenza che è quella medica. E non processano tamponi Covid, ma per buona parte il pomeriggio è chiuso e per buona parte dei giorni non è neanche attivo in termini di reperibilità per soddisfare le richieste urgenti del punto di primo intervento. Ma questo succede perché c'è a monte una scelta della struttura commissariale, e cioè questo laboratorio di fatto nelle leggi della Regione Calabria non esiste più, perché è stato trasformato insieme a quello di Corigliano per rimanere nella zona a punto prelievi. Quindi, secondo le indicazioni della Regione, qui non si dovrebbe fare assolutamente nulla, cioè il laboratorio è cancellato. Ok, possiamo fare un giro in queste aree? Sì, come no. Grazie. Allora, dottore, facciamo questo viaggio insieme. Dove ci troviamo in questo momento? Allora, in questo momento ci troviamo in un'ala del pronto soccorso al piano terra, dove classicamente si erano distribuiti degli uffici amministrativi, che sono queste porte in cui adesso è stata attivata l'USCA, come si può vedere dal cartello. Quindi qui sono tutti uffici. Sono tutti uffici. Ma potevano essere stanze di degenza? No, queste non erano adibite a degenza. Okay. Queste non sono quelle che ha detto l'ex dirigente. Queste qui sono tutte stanze che erano adibite ad uffici amministrativi già dalla sua nascita dell'ospedale. Poi in alcune di queste stanze sono state utilizzate per ambulatori, del tipo qui c'era un ambulatorio di ecografia che adesso praticamente non c'è più. Vediamo che quest'ala è adibita a 8 posti rene per dialisi attualmente attivi. Poi continuando ci abbiamo
verso l'atrio dell'ospedale, perché noi siamo entrati lateralmente. Questo qui è l'atrio dell'ospedale con ingresso principale con diciamo ascensori per il pubblico, le scale per accedere ai reparti e diciamo i montalettighe funzionanti tutto completamente, cioè, funzionanti. Quando erano stati ripristinati questi lavori? No, questi perché lavori sono sempre stati come dire attivi e sono stati sempre con ancora adesso con una manutenzione attiva. Quindi la manutenzione veniva fatta in maniera viene fatta in modo ordinario. Okay. Poi abbiamo l'ingresso interno del punto di primo intervento, in cui non entreremo per problemi sia di privacy che di sicurezza Covid. Ok, ma allora andiamo. Però possiamo riprendere quello che è il locale del punto di primo intervento. Ok, andiamo dall'altra parte. Allora, dall'altra parte adesso ci abbiamo questo l'area in cui è situata la radiologia. La radiologia, che è una radiologia tradizionale con mammografo e ortofantomografo. Quindi da questa parte? Da questa parte ci sono le sale di diagnostica. Ok, mandiamo avanti la telecamera così? Sì, di diagnostica. Ecco, quindi si può riprendere questa sala con un tavolo automatico. Poi abbiamo, diciamo, la console di comando che è ubicata qui. E tutte attrezzature, sì, tutte di attrezzature valore inestimabile. Di valore sicuramente, ma di funzione. La cosa importante è quella che, oltre ad avere funziona un loro tutto valore economico, hanno la capacità, cioè, di funzionare e di rendere un servizio alle che non esiste più. Allora, la radiologia, mentre continuiamo a riprendere, vediamo le altre anche sale, cosa c'è in questa stanza. Le altre sale, dobbiamo naturalmente sottolineare un fatto assolutamente grave, che è rappresentato anche in questo caso dal pensionamento 2 anni fa dell'unico medico in servizio, che non è mai stato sostituito, per cui il servizio in questo momento dal punto di vista ambulatoriale è ridotto, è interrotto. Sì. E funziona esclusivamente per delle prestazioni del punto di primo intervento, pochissime prestazioni del punto di primo intervento, che vengono refertate in teleradiologia a Rossana. Però se lei ha la necessità, con una ricetta, di fare una radiografia, qui non è più abilitata a farlo. Ma c'è una cosa ancora più grave, oltre a questo qui, che è già un fatto grave di disservizio per la popolazione, che fino a 2 anni fa qui venivano eseguiti gli screening mammografici, quindi per la prevenzione del tumore del seno. Sono 2 anni che questo servizio è interrotto, e quindi questo qui significa che la popolazione femminile di questo territorio è esposta molto più del resto della popolazione d'Italia al rischio di tumore al seno. Andiamo dall'altra parte, il laboratorio. Allora, l'analisi, il laboratorio invece, è chiuso, adesso vediamo se oggi c'è qualcuno. C'è le due uniche persone che ci lavorano, che sono appunto un tecnico e un infermiere, perché di altro non c'è nessuno, e la strumentazione è lì. Ecco, adesso questo qui è il laboratorio di analisi, questo qui è la sala prelievi. Ci aprirà qualcuno, vediamo. No. Perché naturalmente il personale fa le sue 38 ore per quello che è previsto per legge, dopodiché non è più in servizio, perché non c'è la possibilità di tornare. Quello che avete visto è solo una primissima parte di quello che ci hanno raccontato questi giovani ragazzi. Noi gli saremo molto a fianco, noi seguiremo fino in fondo questa vicenda, perché è giusto che questo ospedale possa ritornare a splendere come prima. Chi ha sbagliato? Chi non ha sbagliato, chi ha colpa, chi non ha colpa, non ci interessa. Questi ragazzi sono lì e rimarranno lì fino a quando quella struttura non ritornerà a splendere come prima. Nella seconda parte vedrete addirittura le sale operatorie, una parte di questo complesso addirittura nuovissima. Vedrete addirittura stanze che sono state adibite ad ufficio, ma in realtà adesso, e quelle erano stanze di degenza, dove attualmente ci sono scrivanie, uffici con tanti impianti di ossigeno.
Stiamo scherzando? Noi no. Questa volta l'ospedale bisogna riaprirlo. Vi do appuntamento nella seconda parte.